Ed eccoci qua, bentornati sì. come promesso, o come dice qualcuno, come minacciato. Siamo esatto. di nuovo in diretta dalla sì, sì. Palatacca, dove sì, sul, sì. sul Gerflor uh, di Cassano Magnago sta per iniziare l'ultima partita della quinta giornata di ritorno della Serie A Beretta Maschile. Certo. Un turno che si è disputato per la maggior parte ieri, il Cassano per la concomitanza del girone A del eh, fotovoltaica semplice di Autoliga, sì, andamente sì. femminile, ha posticipato a domenica pomeriggio questo incontro, che vede, fra poco, protagonisti, li vedete inquadrati con uh, la maglia azzurra, gli ospiti della Palamano Carpi, contro ovviamente, in mantenuta Maranto, oggi versione light, quindi quella con gli inserti bianchi, il Cassano Magnago, eccoci qua con... Uh, Davide Cence che intanto ringraziamo la telecamera che ci apre la zoomata e ci mostra... Il Davidone. Le due formazioni possono entrare in campo. Andiamo velocemente a leggere i risultati di ieri della festa. Yeah, vai, vai di ritorno che abbiamo visto. Sì, Il Sassari eh, vincere su Secchi Rubiera 29-24. L'Albatro perdere in casa col Pessano 23-29. Bixen Trieste 28-18. Junior Fasano Eppan 33-26. Alperi Amerano, Bozen 38-24 e appunto a chiudere Castromagnago Carpi che inizierà fra pochi minuti. Velocemente anche la classifica, al netto che ci sono ancora alcune partite da recuperare. Sì. Vediamo, Juron Fasano in terzo, con 29, Ramon Sasseri e Prestano 25, Conversano 24, Brixen 21, Alperi Amerano 20, Bozen 15, Trieste 12, Spare, Repan 11, Castromagnago 10, Carpi 6, Secchia Rubiera 4, Team Walk Albatro 2. Questa con qualche partita in più lo Junar Fosano eh sì, diciamo, abbiamo visto difficile. Ci sono alcune squadre a 15 partite, altre già a 17, quindi la classifica è provvisoria, a sestale. Abbiamo ancora un po' di recuperi delle partite. Ma che bello dall'alto, fossi... che novità! Okay. Novità dall'alto. Ma abbiamo un drone o una roba fissa? Una roba fissa, però ci siamo limitati. Troppo bello, fissa, perché... troppo bello. Intanto, visto che ci ha già dilettato con queste escursioni con le altre telecamere, ringraziamo anche il buon Davide Bianchi. Alla, alla console, e sì. poi ovviamente chi vi parla sono come sempre Luca Basile e Cassio Preti. E io saluto Luca Basile e tutti gli altri assieme a Lullo del Cassano, anche questa parte 0-0 partita molto equilibrata, si gioca in posizioni vicine di classifica, quindi è fondamentale per il Cassano vincere. Ricordiamo che la formula del campionato non prevede le tue dirette, ma le ultime quattro giocheranno i playout, quindi la lotta per arrivare ai quintultimi è pur, eh, molto accesa. Cassano è attualmente quart'ultimo, Cassano terzultimo. Abbiamo l'ala sinistra Sortino col 30, col 25 appunto Nico Casa, col 7 centrale. Josip Marsan con il 24, credo, terzino destro Milian Heric. E sull'ala destra, con numero 94, Francesco Ceccarini, tra i pali, vediamo, vedremo dopo, impegnato. Con numero 1, Jan Jurina, che sanno risponde con Riva. Intanto segnaliamo il rientrante Luca Monciardini, però dopo le belle Abbiamo penetrazioni di Golez da fiducia a sì. Nicolo Riva. Riva, ricordiamo le croci delle paratone della partita scorsa. Ed eccolo qua, subito un bel intervento, non era difficilissimo, però insomma si è fatto trovare Ponto, non si è distratto e ha neutralizzato il tiro di Marsan. Ho notato che Sasha parte come primo come ufficiale. Sì, eh, oggi c'è da notare l'assenza la, di Alberto Lazzari, quindi sicuramente ecco. vedremo i, i tre terzini, quelli che vediamo in campo adesso, vale dire Yasimirovic, Milanovic e Mazza, questi per il Cassano. Sulle ali abbiamo... Visentina a sinistra e Filippo Banca a destra. Ecco che mi va, ecco che mi va! Voleva scaricare per Dorio. Mannaggia, unazione sbagliata per parte. mi va Difesa un po' in, in area, dipeso. ma va bene. È anticipato tra Dorio e chi c'è di là. Ah, c'è Mazza. Però era uscito Nicola o oh, Nicola, giusto, dico giusto. Il passaggio era per Beltrami, pivot che ci eravamo dimenticati di segnalare. E adesso l'abbiamo fatto. Numero 29, così possiamo anche imparare a decifrare i sì. numeri Sì, gira palla il Carpi. Siamo ancora sullo 0-0. Yes, a due, due minuti. Giro doppio pivot, scarica Panion subito. Ora bella parata di Posso... Riva. Uh, Poi c'è un fallo trattenuto giallo, su Mazza. A Sul pivot. Sul pivot. Federico Mazza. Sul pivot. Sì, sull'area spinta. Mannaggia, due minuti già. Cartellino giallo. Va. Si vedeva il pivot che tentava andare. Ma mi Attenzione sembrava. Ancora. Fuori, ma ancora la parata di Nicolò. Può ripartire il Cassano. Ancora 0-0. Vediamo Milanovic. Prima rete sì. Mazza. Viene contratto da Pieracci. Perché non era nella sua posizione. Lui è secondo da destra per la difesa. Attenzione, contiamo qualcosa. Viene si parlano gli la... arbitri ah, no, a proposito, grave dimenticanza abbiamo salutato e ringraziato la coppia arbitrale vado vale a dire Angelo Castagnino e Sebastiano Manuele abbiamo provveduto ora, gli diamo il benvenuto ancora 0-0 3 minuti Milanovic, finta va, Mazza ma Panino ma ci mette la mano Yuri, na, la devia fuori dai pali attenzione, 0, 0, 0. brutto passaggio ma Quello. riesce in qualche modo a recuperarla su un grosso diciamo. ancora tre minuti e qualcosa il Carpic pensa su adesso dicevo, facciamo schema 12 ricordate lo schema 12 lo conosciamo tutti esce il pivot scarica sul terzino destro Giro riparte senza affetto per il Carpi mazza esce vediamo ri... fallo del pivot questa volta, volta è dato il pivot, il pivot regolare, e va si si sì, sì. No, oh, la no, palla no. si oh. ferma sulla traversa, rimbalza in campo. Sulla riga bianca. Linea, peccato. Chi era il Super Branca? Non lo Sì, lui. sì, era Phil. Attenzione perché siamo già dalla parte opposta. Un po' di eh, sfondo bene la difesa, procura lo Va fonda, che va, va che va. va, che va. Non l'ha visto. Chissà se prende anche questa. Sì. Eh, Paradona. Se questa, questa sì. la devo dare. Quella di Pimera sulla traversa. In questo caso ci ha messo del suo. Janurina Iurina, devo, devo dare. Del man... Carpi, lunga militanza per lui nel campionato italiano, anche due stagioni a Bolzano, dove ha vinto Scudetto okay. e quant'altro nell'anno di gloria del Bolzano. Mi sembrava di averlo già visto, sì, sì. infatti, eccoci qua. E lui si è subito presentato: 0-0 con paratona di Iurina sul Ah, che adesso, se... possibilità di rifarsi. Panion! Ed eccola qua la prima rete dell'incontro al quarto minuto e mezzo. Quindi abbiamo dovuto aspettare tanto. E soprattutto Phil si riscatta. Dopo due errori, uno sfortunato perché superato a Iurina ha preso una traversa e la palla ha fatto, sì. rimbalzando sulla riga ma in qua. Poi bella parata di Januri. adesso finalmente gioia per Phil, Filippo Branca. E prima rete dell'incontro per il Cassano. 1-0. Casa finta, rientra. Scarico pivot, il pivot bella eh, sì, sì. giocano sul pivot questi qua, si è visto? Riparte Dorio. Poi... Milanovic, mazza. Ah, non c'è nessuno là. La Panion Grande Visentin. 2-1. Riparte il Carpi. Cambia di direzione. Ancora Branca la seconda intercetta. Boh, scarica su Fisi. Sciacallone. Uh, eh, pare che questa. Ha fatto un... E Bit e li ha Bit sopra. Eh, già tre contropiedi sbagliati al attenzione eh, altruismo di Brank che scarica a sinistra su arretrato visenti, <ride> che va a salire fa sette finte rema poi tira fuori Cassano poteva allungare su 3-1 ha già speccato tre contropiedi quindi la difesa sta funzionando funziona la ripartenza bisogna solo mettere la palla in fondo al sacco eh, altrimenti sì. poi arriva Il Nico Caso e, Nico casa, e da lì non perdona Rigore per intervento di difesa in aria. Difesa in aria non ci sono Vediamo. sanzioni disciplinari non dice non niente, sembra, no, non segnano per penalità per sulla, sul giocatore, semplicemente diciamo fallo sulla ammonito il numero 25 per, per molto proteste, proteste della Carpis e adesso continua ad applaudire, non so, se, non so se arriva alla fine. Oh, che mi tira un, un ottimo mazza per la possibilità del 3-2. Eh. Attenzione. Wow. La palla, molle molle. Senza limare, senza fare la finta. Fa la finta di rotazione, lascia cadere la palla e diciamo anticipa brutalmente il portiere del Carpi. Bellissimo gol. Siamo sulla 3-2 per il Cassano ritorno in avanti, abbiamo già detto due palle recuperate da Branca, non so se addirittura tre, però due sicuro doppio pivota del Carpi ancora Nico Casa, poi sfondamento fischiato ancora al pivoto, blocco No, irregolare. forse passi, vediamo comunque, co è ancora eh, volta... Branca, l'abbiamo capito che è la partita delle ali 4-2 abbiamo quindi quando c'è un tentativo di Tiro e di, diciamo, bordaggia difeso Cassano, mi sa che le ali partono perché essere così in vantaggio. Ora Cassano sta difendendo molto bene in questi otto minuti, riesce a sviluppare contropiede anzi, prima fase, neanche seconda, ma con un ecco, ecco, po' persa, ecco ancora, e ancora ancora eh, gli ha dato Milanovic, eh sì. e va a realizzare ancora. E ancora gol, errore del Carpi, 5-2 per il Cassano. Ed è costretto a chiamare time out Davide Serafini perché già 5 palloni persi in attacco dalla sua squadra senza riusci essere riuscito a arrivare a conclusione. Il Cassano, abbiamo capito, può giocare molto in contropiede: bisogna avere solo calma e freddezza nel sì. buttare la palla in fondo a sacco. Perché, nonostante ne abbiamo già realizzati 4, ne abbiamo sbagliati 3. Quindi, certo. è importante. Arrivare soli al portiere con la giusta calma e lucidità. Beh, e sembra intanto dove che il Carpi abbia una certa difficoltà a penetrare la difesa del Cassano: abbiamo visto un tiro da fuori e un servizio al pivot. Quindi... E poi tre intercetti di Branca e una palla persa, e Milanovic che ha liberato Branca. Quindi... Diciamo se è tutto no, molto diciamo semplice, che così. non va sempre a capire dove sono le difficoltà così. del Carpi o la ora, bravura ora, dei ora, nostri ora, ragazzi in difesa. Beh, Branca, dare... la bravura personale è stata dichiarata perché il suo tempismo è stato diciamo convalidato sul campo perché quelle palle recuperate erano veramente fantastiche. Tempismo perfetto, non ha neanche dovuto fare spinte, cose, è solamente uscito sul passaggio del centrale a sinistra trovandosi la palla in mano. Sembra facile dirlo ma se sbagli il tempo liberano la tua ala e tu sei fregato. Finora stiamo difendendo molto bene, è concesso solo una, un tiro abbastanza pulito a Nico Casa, c'è stato un ritardo in copertura e ovviamente il giocatore di questo livello non ha perdonato, ha tirato subito all'angolino. Per il resto difesa quasi perfetta per i ragazzi Amaranto. Vediamo, 5-2. Si è inventato Davide Serafini, per ora non vediamo sostituzioni magari a livello tattico con gli stessi uomini. Può veramente qualcosa di nuovo. Parata. Tira Nico Casa, un po' forzato. Inferiorità adesso. Può partire la seconda fase del Cassano questa volta, ma è ben schierata la difesa del Carpic, cioè prova a dare velocità, eh, sì, ancora, ancora Branca ancora Milanovic, è ancora Milanovic. ricordiamo che due di questi gol di Branca sono di Milanovic. Eh. Avete visto l'anticipo su Milanovic, lui ha fatto seminare a destra e ha liberato L'ala. Troppo... Bravo Filippo, che non era facile, dopo quei due errori in contropiede, ritrovare la, la serenità mentale, però ha Beh. subito voltato pagina poi quattro reti per lui fino a questo momento eh sì, sta spaccando la partita Devo, dobbiamo anche dare il merito a Milanovic che sì, due glielo ha dati a lui due bei eh. passaggi Pieracci scarica per casa ha spostato a destra, prova a passare da primo e secondo sì. ma chiude bene ancora la difesa eh sì, ha poche soluzioni il carpe. Cassano difende molto 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 bene Pivo eh, bella la palla al pivot, eh, già la sì. seconda volta a casa, quando non trova sì. la via del gol, all'intesa con il suo pivot, Beltrami anche il capitano sì. della squadra e due gol sì. sono venuti così si è liberato Asi bene, si è messo tra i due difensori del di Cassano ma solo uno aveva mano addosso a lui quindi ha potuto praticamente spostare liberare la mano e ha dettato il passaggio al suo compagno di squadra, molto molto bello le prestazioni già due volte ripetute, quindi su questo dovrà lavorare Colez. Finora è l'unico modo con cui il Carpi ha trovato la via del eh, gol, sì, eh, sì. però poi ci pensa Jasimirovic. Eh, che Riccola segna va a timbare il cartellino anche lui. Eh sì, anche qua ha segnato il numero 25, anche Bota, lui riposta. è andato su. Bota, sì. 7 a 4, confermato, 10 minuti del primo tempo. Saranno due sicuri protagonisti, Nico Casa e Nicola Jasdimilovic. Branca lo è già stato, E presenti sul tabellino alla fine. Immagino. e Milanovic l'ha già detto e aspettiamo ovviamente il nostro centrale in questo momento del Cassano e mazza. Ecco che mi viene Super Dorio. Difesa che si alza un 5, po' 5, più 1. alta, più facile il pivot. Eccolo e attenzione, quasi palla rubata, attenzione. Pieracci che ha quasi intercettato eh, il pallone, poi Mazza eh, per D'Orio. Eh sì. Avete visto che scarico? Mazza, cambio direzione a sinistra. Uh, D'Orio con le manone alte scarico. Eh, lì a dimostrare che anche noi sappiamo giocare col pivot sì. dopo il gol di Beltrami, anzi, i due gol di Beltrami, anche per D'Orio ben servito da Mazza. Sì. Cambio di a precedente del cambio di direzione a sinistra, braccio destro, già col corpo curvato a sinistra, scaricato, quasi un no-look. Attenzione, viene ammonito uh, Milanovic. Monito Milanovic non ho capito se ha segnato credo un 7 metri, però mi aver capito. Uh, uh, fu, non so se ha dato difesa in area, e, Dorio rimane lì, penso che sia 9 metri, vediamo. Comunque segnaliamo un cartellino giallo per Milanovic. Sì, yes. E No, il gioco si riprenderà con un 9 metri, ho fatto solo segno all'arbitro che c'era da asciugare il terzo di gioco, infatti ho visto che segnava eh, qualcosa oltre i 9, ma era per indicare la no, piazza punto di, di bagnato battuta. da asciugare, ma si riprenderà con un 9 metri. Dopo il cartellino giallo a Sasha Milanovic. Riparte, 11-23, 8-4 per il Cassano. Carpi in avanti sul punteggio di 4, difesa Cassano 8. Oh, uh, intercetta palla Vitti, poi vende sempre banca, esce Yurina, eh. rischiando. Rischiando perché in caso di contatto sarebbe stato rosso diretto per il esempio difensore. Se n'è accorto il tuo momento che non sarebbe arrivato in tempo. È Quindi riuscito anche, a fermarsi. Anche Visentin lancia questo eh terra, sì, sì. perché sanno che là c'è branca. Adesso Curo quando parte branca, attenzione. Mi sembra che sia troppo facile che abbia mezzo campo di vantaggio sugli avversari stato... Tanto torniamo il con uh, casa che va a guadagnare su lui. Dicevamo c'è stato un anticipo di Mazza sul secondo che ha costretto un passaggio centrale a sì, intercettato da Jack che poi e poi dopo d'occhio a vedere Filippo. Prima dell'intercetto per me Branca era già andato, però è giusto così. Eh? Cioè, non è dalla tua parte di campo, non sei a rischio. Se dovesse succedere qualcosa hai fai tempo a tornare. Il tiro dai 7 metri, se ne incarica. Numero con, 94, 94. c'è carini vediamo cosa mi fa eccolo lì glielo diamo glielo diamo gliela spazza Riva Riva gli diamo la crociona rimaniamo sul più 5 anche se la palla esce in fase laterale quindi rimane in zona d'attacco il Carpi doppio pivot per il Carpi carica, oh, c'è sempre con Nico Casa che tenta un tiro capito, deviano, ma viene da vicino, deviano, deviano. Ha rischiato perché rischiava di beffare Riva che era partita più proprio eh, ma quando fai quell'intercetto lì, non è che Quando vede il giocatore eh, che tira, non pensi La prima a, cosa che eh, conta esatto, è prendere la palla Poche soluzioni del Carpi, attacco, doppio tappi. pivot, terza chance, però siamo sotto passivo, passi. poi commette un pezzo di passi. Quindi palla riconquistata dal Marza. Cassano. Non c'è la prima, ma vediamo Nicola. se devo spingere la seconda. va che va Dorio. Ma che va Dorio l'ho visto, visto. ancora. L'ho visto il taglio di Dorio, l'ho visto, tutto giusto, Dorio. Bel movimento, eh, bello elastic di Almino invece, ma Iurina è lì Iurina per è fare io. quello, e cioè certo. spazzare via Palloni. Attenzione, perché siamo già da parte opposta. Casa viene ben controllato, fermato, deve ricominciare. Eh, poche soluzioni per il Carpi, l'abbiamo già detto 9 a 4. si affida molto ai tiri da terzino di Nico Casa. Ora va in uno contro uno per ha ah, Anticipato Branca. Che c'è lì? Ah lunga, lunga lunga lunga, e lunga. E questa volta non può arrivarci, no. Dai, dai. Peccato. Però ancora numerica del Attenzione perché siamo rimasti indietro. Gol dell'ala, dall'ala Ceccarini si fa perdonare l'errore dei 7 metri precedente e va a realizzare la quinta rete per il Carpi. Avete visto Visentina non è eh, riuscito sì. a prendere, è andato alla porta, su superiorità numerica 6 contro 5 dove vai a tirare, dove non è tornata l'ala. Oh, eh, sì, questo sì, sì. questo da manuale. Manuale <ride> a palamano E quindi che a volte eh. viene molto complicato, ma di base è uno sport <ride> <E> è relativamente <ride> Vai stile. dove non c'è <ride> l'uomo. Ed ecco e mi va Eldorio Milanovic, che sale, che mi si alza a difesa il carpi a dare in difficoltà, Panion eh, poi da lontano. Ah, io Palo clamoroso. Non sembrava poterci arrivare questa volta Janurina. Ma il palo ha detto: Lo faccio io il tuo lavoro, vai tranquillo. Palla in fallo laterale, rimessa per il Carpi. Che ha possibilità di riportarsi sotto? 9-4 è cambiato un giocatore, il giocatore carpi, vedo? Questo Entra con numero, numero 23, 23 Serafini. Grazie Davidone quindi un po' di riposo per Nico Casa prova a cambiare batteria dei terzini si accentra Eric, ancora palla oh, per Cherubini che bello pivot, che scarico servito. come mi piace terzino che va su non molto alto ragazzo Praticamente, che giocava certamente sullo scarico, ma addirittura sul fallo, mani sullo sterno. Si piega e con la sua bella manina scarica il pivot. Che era lì che aveva preso posizione, aveva creato lo spazio per l'appoggio. Molto bello, 9 6. Già tre gol per Eccolo pivot. lì che gol di Mazza lo stavamo aspettando. Entra Milanovic, fa doppio crea di la difesa del Calpi Mazza vede che non è schierata, si avvicina senza saltarsi, due piedi a terra, incrocia sotto l'incrocio di pali a destra il portiere, imprendibile. Abbiamo superato la metà del primo tempo, 10 a 6 più 4 che non dicevamo bisogna stare attenti perché già tre reti concesse alla pivot Beltrami, ben servito prima eh. da casa e ora da Eric, in quindi Stiamo difendendo meno, ma bisogna migliorare sulla copertura del pivot. Eh bravo, Serafini da gli fuori me, ma arriva gli Adometti. Si presenta una arriva. croce più piccola. Era un Milano tiro angolato, nove, non era potentissimo, 6. ma lui la manona ce l'ha messo Nicolo di allungarsi adesso c'è Mazza che parla con Milanovi. E ha detto: facciamo questo schema qua Il famoso schema 12. Infatti, Dorio si sposta da questa parte. Sicuramente è un fire. Nicolo arriva già a due partite con Brix e Bolzano, dove ha ben figurato ed ora sta confermando. Buono! Wow. Ancora Marza, posizione difficilissima. Spinta praticamente... a destra. Difensore l'ha spinto completamente. E praticamente completamente scordinato. Ma riesce a mandare la palla in fondo al sacco. Ed ora attenzione, è oh, no. sfortunatissimo. Allora. Questo meritava. Il tiro di Sortino dall'Ala Sinistra. Che gol che ha fatto Mazza! Diciamo, Praticamente spinto tutta a destra con la spalla che puntava all'incrocio delle righe e lui è riuscito a incrociare il tiro basso sul secondo palo. Fantastic. Facile da dire, Era ma un difficile. angolo molto molto chiuso. Sì, ma poi ruzzato, spinto in quella direzione, cioè in diagonale rispetto a ah, scarica, eh, perde la palla. Vai, ci ma. prende, perde troppo tempo il Carpi, in superiorità numerica. Fondo Bravissimo. Bravissimo. Grande, Milanovic, perché Milanovic. Perché Ha risolto una situazione pericolosa sì, perché come è rimasto l'uomo indietro. Giustamente il Carpi attaccava dal lato. Completamente sguarnito, Sascia si è accorto che era uno contro due. Fa attento tutto per tutto. Si è trovato la posizione, si è piantato, è andato a sacrificarsi. Perché Vediamo che è arrivato, un treno, è arrivato un treno. Ha conquistato il possesso. Palla. Il manuale a palla mano. Riferita... Non, non vanno a referto, ma valgono come un gol. Di prima, sì. valgono tantissimo uh, per il risultato finale assolutamente sì per la bilancio poi fino al panino, Nicola cambia direzione perde palla, perde palla non so sotto sì, sì, fallo si riprenderà con uno metri è stato disturbato sembrava che volesse scaricare la palla a mazza ma, eh, ma non nel so. momento del, del passaggio è stato disturbato no. abbiamo le sedie ma non abbiamo i ragazzi eh no, oggi, oggi Luca sì, diciamo, è stato il cambio d'orario giocando domenica pomeriggio eh, Esatto, si sì, è un po' scombussolato ma vi vedo che sta facendo Sottofale, lezioni per diventare show. esatto oltre riprende il gioco, Cassano che conduce sempre 11 a 6 e si trova in posizione offensiva, quindi possibilità di incrementare questo vantaggio Sì, assolutamente. Vediamo come si può fare. Insoluto controllo, 18 a 33, il secondo pivot. Viva, esce, ecco lì Milanovic. Si presenta con Mazza. Poverti ah, in doppio appoggio, sì. Sotto mano. Nulla può aiutare in questo caso. Attenzione perché capovolgimento di Fonte veloce con. Uh, eh, eh, stavolta, Mazza, stavolta Branca ha fatto l'anticipo, ma è andata male. Succede questo quando sbaglio, ovviamente addirittura c'erano due giocatori sul suo lato e ha tirato quello che aveva più angolo. 1-2, gol di Mazza, risponde Pieracci con la rimessa veloce. Quindi abbiamo visto un gol di Mazza alla destra spinto fuori, è riuscito secondo palo, pala bassa abbiamo visto sui 6 metri contro difesa schierata adesso abbiamo visto un altro gol di Mazza, praticamente con un altro, un altro tipo di movimento è un giocatore che ha proprio tutte le tipologie di movimento del grande giocatore di palamano coach Serafini, prova la carta secondo portiere, dentro con numero 12 Flavio Bonaccini a difendere i pali della porta Carpigiana ecco come arriva Visentini secondo pivot vicino a Iorio Adorio, volevo dire anche come va Nicola Scarica. Andiamo dentro Milanovic, anche la muna, attenzione, 27. passivo 1. 9 per Cassano che ha lasciato fuori due, Milanovic. 2. 3. si presenta al tiro e Serafini eh, Grande, bella, devo dire Anzi, Sera. Si Cina, si presenta così per la parata. Devo dire Sera. Sera Croce. Però questo sera. permette a Cassano di riprendere l'azione con più calma perché, perché il colpirate del portiere viene annullato il passivo. Il passivo oh abbiamo un nuovo centrale, guardalo lì Simone Labruna è andato in campo a posto di Milanovic quindi un po' di riposo, un po' di turnover Uè. Eh, però è freddo Labruna sì. è entrato a freddo perde questo pallone attenzione, parte il Carpi chiusa Lazzari, non ho capito ha avuto Parata. febbre da due giorni non si è allenato né ieri né giovedì quindi ancora oggi era ancora con la febbre alta. ha preferito eh, non rischiare, lasciarlo a riposo Perfetto, tanto si risolve con nulla di fatto questa azione del Carpi palla sul fondo e Cassano che tiene un respiro di sollievo può mantenere questo vantaggio di 5 reti dopo quel break iniziale che ha portato il Cassano a più 5, ora fasi un po' equilibrate, però il Carpi non riesce a ridurre il gap. Yes, vediamo. Massa scarica. La Bruna prova La Bruna. a ripassi dopo l'errore precedente, ma viene fermato da numero 23 del Carpi ancora adesso Mazza Centrale Nicola a sinistra, Dorio lo vuole lì, eccolo lì Nicola scarica due minuti penso, sì Io interferenza interferenza su Nicola ho visto al numero 29 Ve 29, sì Bertrami Stato subito l'arbitro di campo ha visto e ha dato Dipende il gioco, Cassano in soprattutto numeriche. Vediamo come la sfrutterà se riuscirà a sfruttare questo vantaggio. 21 e ovviamente lasciano un po' libera l'ala de destra del Cassano. Viva Mazza che scarica. Passi! E ha rischiato i passi, poi <ride> palla a Dorio. E Dorio e questa gol. volta non si fa ipnotizzare dal portiere. Prima rete anche per Mattia. Cambio ancora portiere, no? no, Gioca con eh, ah, l'extra player per, per mettere l'ingresso in campo del sesto giocatore del movimento, vale a dire Nico Casa. Poi attenzione perché la porta in questo momento è sguarnita. Quindi, in caso di palle rumate come inizio del match, 5-1 Cassano Luca. sarà possibilità di Nicola, rubare... 5-1 eh, sì. non l'ho mai visto. Eh, esatto, questa è una sorpresa <ride> anche per noi. <ride> Cassano ovviamente sul Numerica decide di alzare la difesa ma non mi aspettavo centravanti. Jedimirovic, attenzione perché si distraggono un po', rischia... 9 Gaviti, metri... Pensano un attimo, poi preferiscono... Si guardano, non sì. Non fischiare oltre, quindi se riprenderà È entrato 9 casa, metri. che viene quasi marcato uomo. 13 Cassano... 50 è. secondi di inferiore. Passivo! Numerica. Eccolo qua, chiamato il passivo. Deve andare a conclusione Carpi va a bloccare l'azione Yasminovic è tornato il portiere. Sì, ne fa tempo sostituzione. Ammonito ah, a Nicola non era la distanza giusta. ha Ammonito Yasminovic per mancata applicazione di distanza, però attenzione perché questo annulla anche la chiamata di passivo, perché le sanzioni personali annullano la chiamata di passivo. Quindi la Carpi ha possibilità di giocare nuovamente attacco lungo, 15 secondi a rientro dell'inferiorità numerica. Lungo attacco, casa, si propone al tiro, poi scarica ancora. Fare eh, eh, che arriva Sortino. va sì, a colpire sì, fintona e si sì, è gol. Bella ha aggiustato bene questa azione, però è il gol del 13 a 8. Ha Più giocato 5. bene con il cronometro, per, per, ha permesso al, al giocatore in esclusione di rientrare, quindi ha fatto scorrere i 120 secondi e poi su, proprio appena rientrato in parità numerica, ma con una bella scalata da Attenzione che riparte, Carpi con casa e poi ancora Sortino tutto solo. Wow! Ma... Ci mette una pezza Nicola Riva e poi Mazza va a evitare il fallo laterale e per evitare problemi ulteriori Nicolò butta la palla sul fondo, lui può farlo essendo portiere. Quindi... Le ho messo una avete visto, praticamente palla toccata al portiere, stava andando sul laterale, Mazza a quel punto è riuscito a Tenerela toccarlo come poteva, non poteva, assurare, non è un passaggio volontario Portiere, la palla è andata a finire al portiere che l'ha buttata sul fondo a quel punto il possesso è Cassano. Sì, perché c'era il rischio di un retropassaggio. Esatto. Se avesse preso la palla lanciata contro il contropiede, poteva essere certo. inteso come un passaggio a portiere, invece cioè buttandola sul fondo, è identificata come parata. E a quel punto, il possesso palla è sicuro del Cassano. Cos'è? bocco regolare, regolare di, Dorio. di Dorio. Fasi un po' confuse in questo momento. Siamo a finale di primo tempo, quindi un po' di stanchezza, probabilmente, però. Le due squadre iniziano a wow. mettere un po' di imprecisioni. Ora tiro un doppio appoggio sempre di Pieracci. La palla va su fondo. Quindi credo che. Non ho toccato nessuno, non ho toccato nessuno, no, no. neanche Riva. Quindi è proprio, no. gli è partito, con gli è il partito riposo, così si è, è riuscito a prendere la palla è arrivata? Ah, sì, la, la, ha incernierato troppo. Doveva dare meno colpo meno di cerniera e meno angolo. Perché la frustata era bellissima. Peccato non ha preso la porta. Cassano che mantiene sempre questi. 4-5, 6 gol di vantaggio ma l'equilibrio si è spostato sul più 5 per il Castano 5 minuti Senza alla pivot. termine eh sì adesso è un d'oro, ha perso palla eh, perde palla Milanovic, peccato due palloni persi in maniera gratuita e ancora Sortino Forta attento un pallonetto sul secondo palo sull'uscita di Riva, ma calipa male col goniometro, la palla si perde oltre la traversa. Avete visto quando poi il portiere para che l'ala ha qualche dubbio in eh più sì, e commette qualche errore in più? Togli sicurezza, eh sì. poi cerchi cose, cose più difficili. Magari non hai percentuali altissime. A Quindi, volte ti va bene, e a volte, come in questo caso, l'angolo è un po' abbondante. Abbondante. Mi va d'orio che mi vada a pivot con super calma. Abbiamo 1009 centrali, Nicola a sinistra. Riposa anche Mazza. Riposa. Sì, sì, diciamo a... con la Bruna sto facendo tornare. Ah, terzino, ancora. No, qualche di errore del Cassano. Un passaggio un po' forzato al pivot. Sì, Regala ancora palla al Carpi. Tre attacchi. Il pivot libero lì. Li. Senza arrivare al tiro per Cassano, però, però per fortuna tra i pali c'è Nicola Riva. In questo caso la rimessa del Cassano, quindi non c'è stata parata, ma palo pieno e nel disinteresse generale ne approfitta Cassano con Visentin che ancora passa per Branca quindi funziona l'asse Visentin, Visentin Branca si erano tutti convinti che avesse parato Riva invece il tiro di Pieracci, mi sembra era andato direttamente sul palo Fa laterale quindi Visentin si è accorto che la rimessa era sua non così i giocatori del campo veloci a rendersene conto Beh, palla a Palamano comunque dice in caso di rimessa contesa tu ribatti al limite pure l'arbitro te la fa rifare esatto. ma se ti va bene segni <ride> questa è la regola quindi tu non sai né leggere né scrivere attenzione passaggio eh, lungo di casa forzato. non può rimarciare ancora si sentì per banca sì. letale questa coppia oggi pomeriggio Cassano che allunga, più 7, massimo vantaggio Cassano. 15 8, sì diciamo che il Cassano ha massacrato il Carpi sul contropiede, cosa ha fatto? 9 gol in contropiede, una roba Grande idea. difesa, solo qualche difficoltà su Pirma per il resto, ottima difesa al Cassano in questo primo tempo, solo 8 gol subiti in 30 minuti, sono sicuramente... Ancora. Un bel bottino, tanto ci ha messo anche di suo Nicolò Rivo, ricordiamo, buona difesa, ma anche ottimo portiere Nicolò, e poi invece in attacco buone percentuali sulla, sulla quarta fase ma soprattutto in prima e seconda eh fase sì, seconda letale il contropiede ha fatto 8-9 gol di cui 5-6 Branca basta dire che Branca ha 7 gol di eh. cui uno solo dalla sua posizione ideale il resto tutti i contropiedi e neanche sbagliati 2-3 sì. sì. eh sì le Carpi la sta perdendo sulla, sulla seconda fase la Bruna o oh, sfortuna per bello, Simone? Bella azione difesa completamente ferma, non se l'aspettavano. Anche portiere non sembrava poter essere reattivo su quel tiro, ma il palo ancora una volta. Salva il Carpi. 15 Cassano in attacco Carpi 8. Ha ammazzato la partita con le seconde fasi contro Piede Cassano. Passi. Passi eh fischiati, sì. 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 Va ancora. Ancora... Eh sì. Ancora Filippo quasi diventando quasi noioso raccontare col incrocio piede di Filippo Banca ovviamente non per lui che Ti sarà volta. contentissimo credo che sia... Rigore, due minuti il Rigore, due minuti, sì due minuti a Doro, D'Orio, capito ancora una volta, eh, questo è l'unico punto dove non siamo ancora riusciti a trovare la quadra eh, è... si lamenta con ogni... Coso perché non gli ha chiuso di fianco, perché lui ha dovuto prenderlo, ma se aveva il difensore di fianco, il fallo sarebbe stato meno grave. Sì, non è riuscito Entro... la Bruna a chiudere la traiettoria di passaggio Faccio. poi una volta preso il pallone, ovviamente eh, fallo, rigore, due minuti C'è, Bocciardini... Bava... Monciardini prova a neutralizzare questo tiro e È nulla serio? può ha segnato con numero 24 Milian Heric terzino destro della formazione Carpigiana che accorcia a distanze 16-9 siamo per entrare nell'ultimo minuto di gioco mm. Vediamo il Cassano all'attacco Attenzione a te, mi entra, ci parla sopra il Cassano. Eh, Colez aveva ancora a disposizione il suo time out e se lo gioca adesso. All'ultimo minuto del primo tempo, Cassano dicevamo che sicuramente ha iniziato questa partita con la giusta concentrazione in, in quadrati allineati fin dal primo istante. Ottima la difesa. Buono nel complesso l'attacco con buone percentuali sì. sulla quarta fase, ma sicuramente l'arma in più oggi, sempre arma storica del Cassano, ma oggi è stata usata in maniera letale scientifica, sì, sì, letale, sì. qualche rollino ma nel, nel complesso Beh, per me La messa a punto, dopo si è fatto la taratura del braccio Branca e a quel punto io ho più sbagliato. È chiaro che quando fai 8 gol in contropiede uno, due quell'altro, se prendi 10 gol su 16, c'è anche poco da giocare. Adesso chiede concentrazione per questi ultimi 56 secondi, Cassano va a possesso palla ma non crediamo riuscirà a gestire fino in fondo, quindi ci sarà da andare un attacco lungo, cercare di poi trovare un gol uh, lasciando pochissimo tempo al Carpi per uh, quella... Sì, 29-04, gol, no? meno 5 della... secondi dalla fine, te lo puoi permettere. È entrato un nuovo pivot Luca. Sì, per dare un po' di respiro, anzi no, Dori è fuori in due minuti, quindi ovviamente ah, non, non può occupare lui la posizione. Quindi dentro eh, Usman Kabir è entrato anche Supermazza E poi credo che siamo anche in situazione di extrapeglio, sì, quindi extra player, porta quindi. fuori riva quindi e dentro, parità numerica. No, appunto, sì, no. Eh, in attacco senza sì. il movimento, però sì. porta sguarnita. Porta sguarnita Kabir, cambio su Milanovic, sta su Mazza, Viva Nicola. Scarica. E eh, prova il colmazza ancora ora però 25 secondi in possesso. Palla. non c'era il portiere in porta sulla ribattuta <ride> del Cassano. Non, si rendono non un hanno tirato qui. in porta. Che eh. il portiere non era ancora rientrato tra i pali, è eh, eh, bella questa azione. però eh, eh, Questa volta eh, il pallonetto di Cherubini. Eh, eh, C'è Carini. Quello che difendeva ultimo a sinistra è andato a farfalle. Fuori Nicola. e, e Poi finisce così. Porta porta. 17-10 allora primo tempo. 17-10. Unico errore del Cassano in difesa nell'ultima azione. Non sarà contento ugualmente Davide, conoscendolo no, no, anche no. perché è l'ultima azione che è rimasta in presa. Quindi Antonio Spogliatoi lo farà notare, stai pur tranquillo. Possiamo... Dove sei andato a anticipare? Eh, comunque diciamo un buon primo tempo del Cassano. Buonissimo, che Lo vede sì. condurre 17-10, quindi un buon viatico per uh, portare a casa. La pagnotta, partita, sì, però sì, ovviamente. Sì. È ancora lunga, abbiamo, abbiamo siamo a metà dell'opera 77 è 77 giocatore penalizzato. Abbiamo ancora 30 secondi in inferiorità numerica all'inizio yes. del secondo tempo. Bene, noi sul Cassano che va in spogliatoi 17-10 contro Palamano Carpi. Ci prendiamo qualche minuto di pausa e ci sentiamo fra poco. Ciao. E vi salutiamo, ciao. Ed eccoci qua, sì. di nuovo in diretta per il secondo tempo di Cassano Magnago, Pallamano Carpi, valevole per la quinta giornata di ritorno della Serie A Beretta Maschile 2021-22 di Pallamano. Cassano che conduce, chiuso per un tempo su 17-10, in virtù di una ottima difesa, interpretata magnificamente la fase difensiva dai ragazzi di Davide Collezze, e poi ripartenze soprattutto con Branca in prima e seconda fase che eh. hanno colpito e l'asse Visentin Branca che almeno tre volte ha determinato il, il gol in quattro piedi ha cercato di rimanere a galla con qualche gol del suo terzino e soprattutto con uh, le collaborazioni con il, con il pivot uh, Beltrami però 7 sono i gol di, di svantaggio, ora prossimo sotto passivo passaggio per Kabir, Cassano era ancora ecco, in ci merico. prova ma è Branca Beh, Branca Bravo. oggi parla vecchio in forma perché anche sul ripiegamento difensivo è riuscito ad anticipare quel pallone, tentativo di passaggio di Milanovic eh, sì. per capire. ma è facile è quando, quando devi fare la seconda fase ma quando devi difendere è più difficile quindi è ancora più meritevole questo intervento di Branca facile a dirsi Sanno che si riporti in avanti sempre 17 a 10. Un minuto, secondo tempo è andato, pivot che rimane di là. Cambio e, e segna due minuti credo due minuti per Nico Casa. Se non l'ho visto male. Sì, sì, è lui, è lui, è lui, Luca. Quindi gol di Federico Mazza che costringe il terzino avversario a commettere in ritenuta grave dalla coppia arbitrale. Uscito il portiere, eccolo qua Supermazza è rientrato Januri con il secondo tempo, ora lascia spazio a, a un compagno in movimento, il Futano Sei uomini in movimento per il Carpi, ma porta sguarnita. Eh sì, porta sguarnita. Ricordiamo il primo tempo, anche la possibilità che aveva il Carpi di segnare col cambio il portiere Cassiano che non è stata sfruttata. Mi va. E eh, la loro bocca da fuoco è andata adesso. Pieracci, ha eh, gestito bene. Lo sfondamento, dei nostri giocatori, l'arbitro non ha fischiato nulla. Pieracci si è trovato solo sui sei, nessun difensore davanti, nessun fisco arbitrale. Ha detto "Io quasi quasi tiro". Io tiro, tiro poi al limite mi tolgo la Manuale dice "Tu tira poi al tubio, limite Nel dubbio, nel dubbio la palla in fondo a sacco tu metti, Tu me dopo ci penserà l'arbitro. <ride> esatto. Tu stai cadendo, non hai più possibilità di muoverti, di fare passi. Stai cadendo, rilascia la palla, cerchi di segnare e poi ne parliamo con l'arbitro. Si riporta in avanti Cassano, è rientrato D D esce, dopo due minuti, poi va a pivola su posizione Nicola De scarico. Eccolo lì, ci mette la eh, mano il difensore. Peccato, eh. col numero 7 è Marsan che ha intercettato questo passaggio a, a Dorio. Poi, dopo la Carpi, non aveva neanche interesse a fare la seconda fase perché è in inferiorità numerica. Quindi, adesso cerca di far passare il tempo. Ancora 37 secondi Sempre in inferiorità. Extra payer. Fuori gli per mettere a Serafini Doppio di a fare il sesto modo di movimento, e eccolo lì una volta eh. Filippo Bau che non si non Ah, se ne accorto ora che la porta era completamente vuota. Sì, però volevo ridurre la possibilità d'errore andando a tirare dai 6 metri. Dopo i due errori a inizio partita, ha detto gioco in sicurezza. Vado ai mi... sei Guarda metri che c'è la porta volta. Non mi fido, fammi non avvicinare. Non mi fido, aspetta, che sono a 15 metri, vado a 6. Dopo lascio la palla. chissà com'è contento l'allenatore del Carpi eh, su questi errori così ha otto reti da recuperare quindi devi anche forzare delle situazioni sì ma tutte perse eh, sì. tutte prese in contropiede Dovrà lavorare molto su questa fase perché tanti gol uh, un po' Intanto, oh. bel gol di del terzino 20, Serafini, 20, bel gol da fuori prova a allungarsi riva ma non ci arriva non Intanto tutti a posto era rimessa, già andato, non era allineata la, la squadra del Cassano. Rimessa veloce, un po' troppo veloce, infatti Davel sì. fanno ripartire dalla linea di metà campo. 19 Cassano, 12 Carpi in difesa. Parità numerica ristabilita. Siamo 4 minuti al secondo tempo. D'Orio va di là. Dicevamo, sicuramente il contropiede è un'arma del Cassano, quindi oggi la stanno mettendo a frutto molto bene, però anche Serafini dovrà lavorare con, con i suoi giocatori per il prossimo impegno perché sui palloni presi in attacco palo. il ripiegamento difensivo dei suoi ragazzi non sempre è stato impeccabile. No. Ora tiro di mazza su palo, può ripartire il Carpi con casa Massana, la... scarica per l'ala, la Sortino è che comunque anche lui ha la manina calda perché credo sia già la quarta rete per lui. Sono contato male. Andiamo a verificare. Ma... Avete visto l'elevazione di questo ragazzo? È stato su. Stava visto che il portiere ha impostato l'apparato sul primo palo, semi-eret quasi coi piedi sul, sul pavimento di gioco e ha ah, lasciato la palla in i pali, bellissimo, bellissimo gesto tecnico del giocatore del Carpi. 19-13, Carpi che si avvicina un po', meno 6, Cassano non deve scherzare, deve mantenere distanza. Milanovic, passi, eh, passi, sì e sì. non gli ha dato ecco che adesso c'è contropiede del Carpi, eh. ma arriva Mazza. Beh, molto bravi oggi perché stiamo giocando in contropiede, soprattutto sui palloni persi in attacco, stiamo anche rientrando in difesa, quindi chapeau ai nostri Già ragazzi. Già il secondo perché... pallo, la palla lanciata per il contropiede, intercettata da un giocatore del Cassano, prima eh, adesso Mazza, poi prima ovviamente l'ala del Cassano, Branca. Eh sì, era un meno. Eh so che stava meno, poi meno 5. Meno un, 5. Insomma, un segnale d'allarme perché sanno che in attacco. Pass. In attacco Fa organizzato non sembra più essere così fluido. Anche il probabilmente coach Serafini aveva trovato delle indicazioni tattiche per i propri regali. Perché ci stanno mettendo un po' più in difficoltà su quarta fase rispetto al primo tempo. Mazza si accentra, in croce con Milanovic prova eh. a scaricare a Jasmilovic ma palla troppo bassa, non riesce a prenderla quindi altra palla persa in attacco eh, Carpi deve po'. aumentare la velocità adesso. Per... chance per il Carpi e ancora una palla per, ah, per deviata Fibito, ancora deviata, Nicolò arriva. questa vale una croce grande 6 eh? metri solo sui 6 metri Marco Beltrami ma lo ipnotizza Nicolò Riva e questa è una bella parata pesante sì, eh. sì senza Poi non aveva mai reti. sbagliato il pivot. Prova ad accelerare! Eh? Alla fine è anticipo di Visentino, non va a buon fondo. Ah, eh. Ne approfitta subito. C'è Carini. 19 a 14, meno 5. Praticamente ha recuperato due gol al primo tempo il Carpi. Eh sì, però si sta... Qualcosa da, da dire con Milanovic... Preoccupante perché inizia... Cioè un Davide po di... con Milanovic aveva qualcosa eh sì. da dire, vedo in panchina. Sicuramente... Sì, non non è contento di io. questo inizio del secondo tempo, adesso lo richiamo un attimo in panchina, dentro Simone Laburino per cercare di chiarire le scelte tattiche. È il metronomo dell'attacco Milanovic, se non gira lui, tutto l'attacco ne risente. Ora palla per Banca, posizione eh, non semplice ha sì. dovuto anche lottare per recuperare il pallone Iurina, Iurina sì. gli si oppone pivot ancora pivot, questa volta si chiude bene la difesa, abbiamo letto con sufficiente anticipo questo scarico al pivot, però due giocatori su di lui, difeso bene perché erano con i piedi fuori dalla riga bianca e quindi non c'era neanche difesa in aria il Carpi aveva superiorità dalle altre parti. Però l'ala è andata via, si è notato. Infatti, il pivot non sapeva più che scaricare Possibilità del meno 4. Eh sì, attenzione. Carpi sta provando a raddrizzarla. Ancora palla per Sortino, eh sì. che questa volta infila sul primo palo. È una garanzia quel ragazzo qua. Gabriele Sortino, numero 30. 19 a 15, meno 4, ha recuperato il vantaggio e soprattutto mette a segno un parziale di 4 a 0. E deve chiamare time out Davide Coles perché negli ultimi 4 minuti solo Carpi in rete. Da 19 a 11 a 19 a 15, dimezzato Ehi. il vantaggio e non può aspettare oltre. Il super Davide Coles per parlarci su perché Cassano, ovviamente, essendo meno efficace in difesa, ha anche meno possibilità di farsi ha capita Tutto anche il Carpi che deve essere 100%. Infatti, Beh, ne sì. ha sbagliato uno e ha preso il gol. È sì, un ottimo sistema per impedire contro il contropiadversario il segnare. <ride> 100%. Non ti possono far fare la, È la prima copertura sul contropiede Assolutamente. 100%. Vediamo se Corez riesce a capire cosa si è inceppato il meccanismo. Perché al primo tempo il Cassano sembrava una macchina perfetta, ben oliata. Ora invece qualcosa non va. Deve sistemare gli ingranaggi. È salito anche un po' il carti, sì, sì. un po' più sulla velocità, sui passaggi. Diciamo quando una squadra prevale sull'altra c'è sempre un mix tra sì. buona prestazione di chi è in fase positiva e qualche errore da parte del, degli avversari. Quindi è sempre il giusto mix. Però bisogna anche capire in che cosa è migliorato l'avversario sì. per trovare le contromisure. Questo è tutto lì il trucco di, di fare allenatore. Certo. Detto in maniera molto semplice, eh, vediamo, però siamo sì. sempre qua con i soldoni. È quel quello. dettaglio che ti fa la differenza. E Di scarica per Dorio lotta. Eh, però la palla viene anticipata dal numero 17, Daniele Soria. Eh, possibilità del meno 3, casa poi risale Ceccarini. Ancora a casa, però si è fatto male, ha subito un colpo. Due minuti? Due minuti ad orio? Non l'ho capito, perché due minuti? C'era un giocatore del Carpi che stava andando via claudicante e poi l'arbitro di fondo ha dato due minuti ad orio. Sì, il numero ecco. 7 Marsano uh. è uscito dolorante. Eccolo e... là, sì, esatto. Deve oh, no. aver visto qualcosa l'arbitro, però... Sì, io ho visto un giocatore del Carpi che andava via il numero 7 zoppicando. Dopo, ho sentito un Beh, fischio, non, ha, non riusciamo neanche a capire perché. Se fosse un fallo a palla ferma, visto degli arbitri era, era anche qualcosa più di due minuti. Infatti. quindi non riusciamo a capire cosa sia successo. Vabbè, vediamo. Sicuramente c'è stato un contatto tra i due. Questo mi sembra evidente. Ha voluto l'arbitro che il numero 7 si sedesse in panchina. Riparte Però il Carpi fino col... al momento negativo del Cassano. Carpi ha No, inferiorità numerica. Il Cassano ovviamente con due minuti, giocherà con l'uomo in meno, ma va, ma è andato a tirare poi da fuori ancora. Serafini in sì, inferiorità seconda... numerica. superiorità numerica va a tirare al terzino. Se gli prendono quella palla lì. Li mangia le orecchie, il suo. Si è preso il rischio. È eh, e... andata quindi... bene. Finché la palla in fondo al sacco, hai sempre ragione. Quindi qualcuno. da 17 a 10 a 19 a 16. Eh sì, il Carpi l'aria. La... Non che fosse chiusa, nonostante le ottenute di vantaggio, però ora sono semplicemente tre. Cassano si deve svegliare dal torpore. Cassano che adesso sta giocando con l'estero Quindi porta sguanita anche per il Cassano. Mazza in uno contro uno, poi scarica per Visentin. bravo. Bravo! Gol importante perché sblocca il Cassano sì. che non segnava da 6-7 minuti e soprattutto dà un po' di coraggio in di difendere col pari numerica, esatto, molto importante questo gol. Molto goal, importante allora. questo gol, molto emotivo, molto oltre che importante numerico. molto. Ancora Sortino e ci mette il piedone Riva, però la palla schizza un po' laterale, diciamo, sono e quei gol che è... al reperto valgono sempre un più uno, ma all'atto pratico in campo valgono molto di più del singolo gol marcato sui cartellini eh, ci sta giocando tutta la il casa Pova e ancora ah. arriva e poi la tra delle spinte di Esmine contro piedi Kabir per Byzantin eh, che supera sì. 1-2 di Jack nel momento più complicato per il Cassano è una doppietta di Giacomo Visentin eh sì si è giocato tutto il Carpi quando ha la possibilità di ammazzare la partita in superità numerica ha preso due gol eh Quindi. sì e poi ancora, ancora Serafini sì. che comunque ha la mano calda in questo secondo tempo perché terza rete è praticamente uguale all'angolino dove arriva non può arrivare seppur si allunga ma è un angolo di porta dove non può coprire Rimangono quattro reti, nel frattempo dalla panchina. Segnalano che sono rientrati tutti, quindi non c'è più un numerica. Cassano che conclude questi 120 secondi con un parziale di 2 a 1 e tira un sospiro di sollievo. Però è ancora lunga. E le reti sono sempre solo quattro quando mancano 19 minuti al termine. Quindi, assolutamente partita ancora da giocare. Fino in fondo. E eh, iurina la tocca a Tiro molto angolato, non potentissimo. No, Gliela do, do piccolina. Eh, Gliela Si allunga e. Con del palo Una ripinge. croce piccola. Poi invece dalla parte opposta non perdona casa. 21-18, almeno 3, il primo obiettivo del Carpi è stato raggiunto. È rientrato, vediamo un po', abbiamo Dorio. Dorio. Sì. Vediamo se le ruggini si sono sciolte o ci saranno ancora... Contatti Dorio no, va a pivot e non, non le lotte. Provato Iel minuti, ma è stato fermato in maniera fallosa. Dipende il gioco. Han tagliato fuori Mazza. Dorio vuole la palla. Deve scaricare eh, eh, passivo 2. Sì. Mazza 1 contro 1. E poi sul cambio di direzione. In maniera un po' in, sicuramente involontaria ma un po' ingenua, è rimasto col braccio alto Pieracci, e ha colpito al, al volto, ovviamente non forte, non in maniera voluta. Ma il contatto c'è stato. Grande mazza, non può riportato di... a parità, anzi, adesso in inferiorità il, 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 il Carpi, Carpi. 21-18, momento critico, bisogna stare attenti. Ma è molto lento il Cassiano. Eh sì, sicuramente abbassati i ritmi, mm. può mettere anche un po' di stanchezza in però secondo tempo un po' più in difficoltà rispetto al primo. Ora c'è questa superficie numerica da sfruttare al meglio. Gli da fuori, ma ancora Intorurino. Iurina a due mani, questa volta la do in maniera Piccola. Adesso ovviamente tutti gli interessi del Carpi a 1,30 di inferiorità numerica eh sì, a Carpio... via portiere. Carpi ha necessità di comunque chiudere il gap di tre reti, però in questo caso, almeno in questa azione, potrà prendersela con calma per cercare di far scorrere i secondi che mancano al rientro dell'infantilità numerica. Un minuto e quindici, con l'uomo in meno. Eh, chiama, passivo. Chiama passivo, sì. Ha indugiato troppo, però, giocando soprattutto a metà campo. Wow! Nel due minuti, due, minuti, case, due credo, minuti, due e minuti a Mazza. A Mazza, sì, sì. Si lamenta con non so chi, Marzo, si lamenta. Si lamentava con un suo compagno di squadra, Marzo. si lamentava con Jadimirovic che ha permesso troppa libertà a Case quando lui è intervenuto era in ritardo e quindi c'è stata la giusta sanzione. Quindi 21-19 -2 il Carpi Luca e l'inferiorità eh, sì, numerica sì. adesso è pari adesso è però è cioè, anche... senza portiere Cassano penso sì, e quindi avranno superiorità però 48 charti. secondi e poi sarà in inferiorità al Cassano quando è in difesa quindi lì non può inventarsi nulla sempre un uomo in meno rimarrà Milanovic eh, Labruna Jedimirovic e Labruna poi soprattutto fuori Mazza quindi una delle nostre bocche da fuoco la Bruna per Branca. Passivo. Lungo attacco. Siamo sotto passivo. Scarico per Visentino. E eh, questo è fazio, basta. Eh, è finita. Boh, è finita. Deva tirare Iadimirovic. Lo fa. Sopra la traversa. Non eh. aveva più passaggi. È seduto alzare con il muro di fronte. Quindi più di così non poteva fare. Domanda: abbiamo la possibilità del Carpi andare a venire a meno eh sì, uno. Sì, Mannaggia, che adesso tra 8 secondi sarà in superiorità. Il bel Cassano del primo tempo si è sciolto come neversona. Quando se non fai la seconda fase, il tuo bel gap te lo giochi. Eh. Ancora palla per il pivot, poi arriva Sortino. 4 wow, La mette dentro. 21 a 20 Cassano. Inferiorità numerica adesso il Cassano. Che con fuori portiere giocherà con parità numerica 6 giocatori di e movimento credo pari. Credo che sia arrivato il momento di Luca Monciardini, a parte il rigore nel primo tempo. Però vediamo scaldarsi in maniera più concreta. Quindi sarà lui a rientrare. Scaduta sì, l'intervento. il portiere c'entra poco eh, in questo errori. Diciamo, in Riva nel primo tempo ha messo di belle palazze, eh, sì. il Nel secondo tempo non è riuscito anche perché la difesa ha coperto di meno. Vediamo se possiamo giocare qualcosa con la carta. Monciardini. Uh, oh. Cassano esce da una situazione complicatissima perché palla quasi persa. Rischio passivo, rischio passi, rischio doppia. Milanovic rischio riesce tutto. non si sa come a scaricare right. Adorio che in equilibrio non precario di più riesce a superare Jurina e dare un respiro di sollievo ai suoi eh? Però 22 a lì. 20 due... ragazzi, ma ho capito se non segnava questo c'era preoccuparsi per fortuna bello bravo Milanovic bravo Dorio che, che, che castagne dal fuoco tempo, che... partita apertissima Cassano più due ma Carpi che è sicuramente in fase ascendente, eh sì, e poi ancora Nico Casa da fuori, eh si muove meglio il, il, si muove meglio il Carpi e mette più in difficoltà la difesa del Cassano. 22 21, 15 54, praticamente in metà tempo ha riaperto la partita, la, recuperando non 7 gol ma 6. Mannaggia. 19 a 11, massimo vantaggio Cassano più 8 al terzo minuto della ripresa, poi solo Carpi praticamente. ora prova a invertire bellissimo gol di Mazza che va a sfruttare il blocco di Dorio cambio di direzione a sinistra blocco gli tiene del Dorio la posizione lui spinge col piede sinistro va in semi erete e va a segnare cosa difficilissima facilissima da dire difficilissima da fare più 2 Cassano 23 Cassano 21 Carpi in difesa 16 e 31 questo tiro. palo, palo. Ah. non so se l'ha toccata no no, no via no, no. palo Piero. C'è Massa che vuole andare alla stragrande perché lui vi vuole segnare. Poi si ferma, palla Visentin. Che scappa, questa volta non perfetto, Yurina. C'è perché... Massa che vuole accelerare alla grande perché sa che è il momento giusto questo qua. Persa palla mi va. Wow. Ha tentato quello... il porta a porta Luca perché Iurina era verso il lato della panchina. Non è convintissimo Coletz, però. Non dice nulla, sì, diciamo. Iurina si era avvicinato alla panchina Tre gol per, però, per Cassano prima, più tre. Certo meno, sì, eh, sarebbe stato importante gestire meglio questo problema, però ormai è andata. Non pensiamoci più, portiamo mm. pagina. Sì, e vediamo. Cassano deve far segnare il Carpi adesso. 17. Scarica, eccolo Attenzione, lì. Casa si alza, e copre bene Luca poi. Milanovic, lancio volante per. Uh, sì, eh beh Se ricominciamo a difendere e colpire in contropiede, allora è tutto un pelino, non tanto, ma un pelino più semplice. Difesa e contropiede. Deve rientrare per Chiamato ah, tempo. c'è necessità di uh, sciogliere i treni di gioco. E eh, il Cassano anche... ne è uscito bene rispetto a quelle cose lì. Ma. Credo ci sia anche time out per. Uh, Serafini, eh sì, possesso palla del Carpi, quindi time out Carpi. Come è uscito con. e ne è uscito alla solita maniera con il la contropiede, eh sì. Milanovic ancora, due buone difese, due, due contropiedi nella seconda fase. Questo hanno riportato il Cassano a un margine, non di sicurezza perché parliamo sempre di però. quattro reti, però. eh sì. Torniamo a respirare con un po' più di... Anche calma. con delle parate di Monciardini, devo dire Luca. Eh, eh sì, dicevamo che sicuramente Nicolò nel primo tempo è stato molto incisivo. Nel secondo tempo complice la difesa che... o quantomeno il Carpi che è riuscito a trovare le giuste soluzioni per aprire la nostra... Terzino che difesa. segnava la che segnava del Carpi e quindi ovviamente eh, quindi ripartiamo con il possesso palla del Carpi che ha punteggio 21 Cassano 25 in difesa dopo il time out siamo 17-47 tutto da giocare la seconda metà del secondo tempo vediamo un po' punteggio 21 Carpi 25 Cassano in difesa carina la palla adesso imposterà l'azione d'attacco il Carpi E libera l'ala ma non c'è spazio. Sarà passivo. Eh, segna il Carpi con un'azione manovrata alla destra. Carpi 22, Cassano 25. Eh, siamo a 18.30 del secondo tempo. 12 minuti. Quindi ecco l'asciottino, giusto? Sì, la ah, dunque l'ala, mi ricordo più, l'ala Eccolo lì, sì. Grazie. Dalla ah, no, eh, destra. Carini, alla alla destra, destra. Sembrava che fosse di qua. E ci ha aiutato il Davidone alla Camera. Adesso che mi va Milanovic, che su Mazzi che tirerà, mano c'è mano. E quindi intercettata la palla. Riparte Cassano, Mazza. Milanovic, Giorgio Taglia, gioco per mazza, cambia ancora, scarica. Cosa recupera Branca con la palla passivo 1. Eh, non la vede. È eh, certo che se il difensore sta lì a aspettare con le braccia aperte senza contrare. E segna ancora il numero 25 casa. casa. Sì, ha ah, monito il difensore, uh, l'allenatore del Carpi. 26 Cassano, 23 Carpi. Possesso palla Cassano. si sì, Fasi un po' confuse. Cassano riesce con i denti a tenere quel vantaggio minimo. 3, sì. 4, 2 gol. a meno 2 il Carpi. Ora Cassano ha allungato un po', ma siamo sempre lì. Sarà da soffrire fino alla fine, immaginiamo. Yes. Vediamo la palla d'Orio. Mazza, Milanovic, Visentin sono lì tutti che parlano. Ricordiamo quella parte di partita in cui Mazza voleva accelerare. Moltissimo ha avuto ragione perché ha visto che la era da parte del Cassiano è, si è riaperto il gap da meno da più 2 a più 4 Milanovic centrale. Mazza da questa parte, adesso scambio. Sarà mazza centrale. Esce Dorio che va a pivot. Adesso Milanovi c'entra, scarica. Tiro deviato, ma Iurina poi riesce a non farsi ingannare dalla deviazione. Tiro di mazza, ma murato. Poi Yurina va a pulire il pallone. Attenzione, Casa viene fermato questa volta. Però Carpio di nuovo la palla del possibile meno due. Siamo entrati negli ultimi dieci minuti di gioco. Adesso vediamo Serafini che ha il possesso per il meno 2 del nel Momento in cui il Carpi ha ridotto il gap senza riuscire a ricucirlo però si è avvicinato di molto anche a tre reti. Grazie a tre reti di Samuele Serafini. Risale Ceccarini. Attenzione, passivo, bisogna arrivare. Uh, è stato un blocco di più. Blocco casa aveva trovato un'autostrada davanti a noi. Aveva sì, avevo Aveva sbagliato. sbagliato il tiro sulla traversa, ma nel dubbio c'era anche un fallo. Probabilmente la difesa si era aperta anche per il blocco irregolare. Poi certo. segnalato dalla coppia arbitrale. E palla importante dei, dei per il Carpi per cui... che a 21-9 dalla fine ha perso una possibilità d'attacco importante del meno 2. Castano che invece ha la possibilità di più, 4. più 4 per respirare un po'. Visentin secondo pivot. La 9 attacca, ritorna. Poi scarica per la Bruna. Ancora Visentin, risale. Rischia. Palla a Mazza poi che si guadagna un set metri. Rigore, rigore. Difesa in aria fischiato a Ceccarini credo. Vediamo credo che sarà lo stesso Federico a incaricarsi dal... Tentativo di trasformazione. Palla importante per il Cassano per andare sul più 7, scusate più 4, più 4, 21, 56, 26 Cassano, finta. Wow. Uh, Con il rischio perché dopo aver spostato Iurina tira un missile eterario che coccia sulla traversa e poi... Rimpalla dentro la porta. Ah, beh, ricordiamo rischio. che due millimetri più in alto se la palla non sarebbe entrata. <ride> ancora, ancora terreno da asciugare, credo. Ah no, c'è un eccesso di pece su infatti, infatti, mi ha chiamato il pallone per spostare il pallone dal la dalla pece ger dalla Gerfro al pallone. Sette minuti e mezzo al termine, Cassano che si è riportato a un margine non di sicurezza, Però, ma di, buono, respiro, di respiro di galleggiamento. Esatto. Quantomeno da riuscire a tenere la testa fuori dall'acqua. E, respirare bene, e sì. ho usato acqua. Va bene, ok. <ride> okay. 24 scarica. Ah, cambio di eh, direzione. Sulla... Caduto si è buttato a sinistra e tutta la difesa è andata alla propria sinistra. è Facile, a dirsi, facile a dirsi, ragazzi. Riparte Cassano, siamo a 7 minuti alla fine. Più 3 il Cassano, palla importante per tenere a distante il Carpi. Sì, è importante segnare e rispondere colpo su colpo, sì. evitare di prendere ma anche quando si subisce il gol, l'azione dopo, segnare immediatamente per tenere il gap tra i 3 e i 4 gol e non farlo scendere in maniera pericolosa. Okay. proprio da fuori Milanovic. Poi è più, più lesso di prendere, ma commettendo fallo, credo, quindi Jurina fa ripartire il Carpi che ora si sì, di nuovo il va, possesso va, 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 va. per cercare il meno due Eric wow uh, rigore la eh, palla si ferma sul palo ma ovviamente c'è un fallo fischiato a e quindi tiro dai 7 metri il tempo non si ferma no non c'è sanzione quindi il tempo scorre Andiamo, si prepara con il numero 24. Eric c'è la possibilità del meno due Il Carpi e Eric sulle linee del 7 metri. Una finta. Va no. e... a realizzare. Carpia meno 2 di nuovo. È lunga, è lunga ancora. È eh, rientrato Nicola. Sì, dentro Yadimirovic, Mazza e Milanovic, questi tre terzini in questo momento. Sempre Banche Bisentin sulle ali. E Dorio Pivot. Monciardini in porta chiaro per le due ali è stata una domenica fantastica soprattutto per Branca D'Orio, e Cassano non si muove più Mazza finta, cambio di direzione poi da la parte opposta va a realizzare e diciamo il Cassano quando è in difficoltà normalmente si dà la palla a Federico Mazza e lui in qualche modo la risolve però non è il modo ottimale per gestire l'attacco, ci vorrebbe un po' più di coralità e non sì, esatto. troppo azione personale perché ovviamente poi non si può pretendere che Federico le risolva tutte, mm. bisogna aiutarlo in qualche modo. Sì, ci deve essere un po' più di... Comunque iniziamo a difendere, poi ci preoccuperemo. Tanto Jadimirovic ne tiene due, teneva con una mano il pivot e con l'altra allontanava Eric. Sempre c'entravanti e Di cioè, continua con questa novità. Oh, pivot. però ancora più. Eh sì, che bello solo. scarico, non c'era nessuno su di lui. abbiamo raddoppiato in due su, sì, su, su casa, chi entrava, però a quel punto era completamente solo. Beltrami. Infatti non se aspettava neanche il passaggio. Meno due. Carpi, attacco importante per il Cassano. Non deve sbagliare a 4-a poco più di 4 dalla fine. La finestra si sta accorciando sempre di più sì, anche la coperta quindi ah, vediamo alternanza 3-4 siamo passati alternanza 2-3 ah. i minuti che mancano sono sempre meno bravo bravo, dice, bravo però bravo ah. Wow, Visentinco si è sbagliato. Col portiere a terra. Non ho capito se li ha toccato o ha il palo. Non lo pieno, so, per me sì Sicuro, prima parata. Wow, gol ancora, meno uno per il Carpi. E Cassano se l'è complicata, complicata la vita. Se l'è complicata la vita il Cassano. è arrivato a meno uno. Cassano. 4 alla fine, meno uno Carpi. Con un più 8. Sì. Esatto dal più 8 che diceva Luca 17-10 primo tempo, poi c'è stato un più 8 all'inizio del secondo. 19-11 dopo due minuti. Mannaggia! Però poi praticamente solo Carpi che sono andato a spazio invece il Carpi è stato più continuo, non ha ancora completato la rimonta, c'è ancora una rete, però l'abrivio è sicuramente girato. Veramente wow, Blanca questo pallone! Ti assicuro che pesava ben più dei canonici. Che 450 pallone, che grammi. cosa pesava quel pallone lì? Di sicuro, non 400 grammi. Tre minuti al termine. Cassano si riporta avanti di due. Ma di non due. è finita, ragazzi. Non Il bisogna prendere questo gol. È ancora qui da vivere, da palpitare tutti insieme. Eric poi lui wow. e sorprende tutti primo tiro che fa in tutta la partita ma due, minuti. Completamente due minuti? non c'è due minuti bon, okay. riva va fu ah, fuori Manciardini entra riva meno uno il Carpi perché non ha fatto un tiro in tutta la partita primo eh, tiro serviva che fa, solo terzi la fine, eh. si è visto che faceva solo un attacco in diagonale completamente indisturbato non se l'è filato nessuno come si suol dire e è perché aspettavano lo per scarico fondo, al sacco. mazza Milanovic, Jedimirovic, ancora Jurina. Paro... Non no, c'è fallo. Inferiorità al Cassano, inferiorità numerica. È rimasto su Nicola. Sfondamento, grande Mazza! Grande Mazza! Ha letto in movimento Mazza, ha detto vabbè, prima sei scappato via, ora ti tengo un po' più sott'occhio. Gli ha preso le misure, è andato a prendere uno era il gol del pareggio, ragazzi. Vale come vale un, gol, un gol questo, un questo qua? Stiamo entrando, anzi, siamo entrati negli ultimi due minuti di gara, che avanti di uno. Possesso palla, questo è un possesso importante Che battaglia, che, che a più due c'era superiorità numerica per il Carpi perché c'era Nicola a terra. terra. Nicola. È andata dalla parte sbagliata e Mazza ha fatto l'unica cosa che doveva fare. Che stanno ora una sola opzione, segnare. Lo fa con Mazza, no, ma non viene concesso il vantaggio, si riprenderà con 9 metri, scorre il cronometro, viene fermato adesso. Però anche il Carpi sa che l'unica speranza è Mazza, lì deve avere almeno due giocatori, uno che esce, uno che rimane in seconda battuta, non si può giocare uno contro uno su Mazza. Cassano che ha dilapidato un vantaggio di otto reti. Carpi sì. non è mai riuscito ad arrivare al pareggio, però è arrivato qui. Ce l'aveva la due possibilità. Un minuto alla fine. Almeno uno. Ce a... aveva a... la... e aveva la palla in mano e è andato sfondamento perché la palla era entrata in porta. Miglian Eric, sì. dopo il gol a sorpresa, preso dall'entusiasmo, ha tentato il gol del pareggio, ma gli ha preso le misure Mazza, facendogli provocare palo di sfondamento. Buon per noi ora Cassano. Un ha... minuto alla fine. Al match point con questa azione. Mazza. Yes, di Milovic, passivo. passivo, ultimo Adesso, 60 secondi al termine. Un giro di lancette. Cassano, Iurina, prende viene Valtiero Mazza, la Dai. neutralizza. Iurina, ora... possibilità del pareggio per il Carpi a 50 secondi dalla fine e decide di chiamare time out. Davide Serafini, eh sì, perché anche andava, stava andando a tirare il goleador del Carpi, ma poi avrebbe 45 avuto 35 30... secondi al termine. Ragazzi, il Cassano se l'è. Si è complicato la vita da si. solo. Si. Con un piotto, non dico che devi gestire perché nella palamano non si gestisce mai nulla. Ma fai attacco lungo. Sicuramente nel secondo tempo non ha visto il Cassano preciso e incisivo come nel primo. Pur avendo fatto all'inizio il secondo tempo ancora delle seconde fasi. Sì, era partito bene perché nei primi due minuti aveva incrementato ancora il vantaggio, massimo vantaggio più 8, però poi si è spenta la luce. Ora però bisogna stringere i denti e salvare salvabile, basta alla fine per vincere basta una sola rete di scarto, bisogna mantenerla. Impedire al Carpi di completare la rimonta, 45 secondi al termine, possesso, possesso palla. palla Carpi. Vediamo se il Carpi deciderà di... Eh, tra virgolette, accontentarsi del pareggio, quindi andare azione più lunga possibile e poi cercare i gol del pari a fil di Sireno oppure cercare un gol veloce per tentare di recuperare un pallone. e Addirittura vincerla. Non credo che vorranno prendere questo rischio. No, però, io eh, direi: se fosse allenatore del carpo andrete a segnare se a due secondi dalla fine, provare se non entra la palla perdo di uno. Ma non do la possibilità al Cassano fare visto quanti gol che ho preso in seconda fase e se il contropiede. Poi vediamo anche 40 tempo secondi alla fine concederanno la coppia arbitrale per eh, prima di chiamare un eventuale passivo due minuti due minuti a Nicola sì, sì è un fallo come quello di prima di Pieracci. Beh, però, esatto era... Quando sai che vai a contatto con la, col giocatore devi anche... devi... Era sulla parte alta, era sul viso, allora non ha potuto esimersi. Sul cambio di direzione di casa è rimasto con le braccia troppo alte gli admiroci. Quindi come prima Pieracci, stessa identica cosa, a temi di regolamento, è due minuti. Non c'è volontarietà, non c'è no, cartineria. Ovviamente no, no, non vai per colpire a volto però a temi di regolamento questo è due minuti. È più complessa per il Cassano perché è in inferiorità numerica. Eh adesso. Sì. adesso darà subito passivo l'arbitro. Wow. Ed eccolo qua, gode il pareggio. Ma ancora sono malti, la... ma andare, ancora... a tirare, a andare a tirare a. Eh comunque erano sotto sono... passivo, quindi evidentemente. Cosa c'è? Ci chiama a 13 secondi alla fine. Sì, il la diciamo il manuale di no, sicurezza sì. però era sotto passivo quindi non sono potevi rischiare di, di non far, fare neanche il pareggio quindi giustamente si era visto che cercava il pivot però il terzino del Carpi Mi sono perso quanti possono essere i secondi 13 e 13 13 13 13 13, 13, 13. Io se fossi il Carpo e correrei a uomo Marc Tolgo 50 c'è fuori, scusami, c'è fuori Nicola, so, c'è Mazza, rimane solamente Milanovic e le, eh, le ali che vanno tipicamente contro Piede. Però scusa, con 13 secondi alla fine. Cassano, eh, cioè, scusate, Carpi è riuscito dopo una lunga rincorsa all'ultimo minuto, anzi gli ultimi 20 secondi ad agguantare l'agognato pareggio. Ora però, match point per il Cassano, 13 secondi, anzi 11. Sul tabellone ne segna 11 il cronometrista ufficiale, quindi questo è il tempo che aveva a disposizione Cassano per cercare il gol vittoria. Chiedono spiegazione agli arbitri, chiedono di verificare quanto sia affidamento il tempo. Confermato 58-49, quindi 11 secondi. Tutti che ci parlano su, io farei una sola cosa. Allora, fuori Yasminovic, la logica vorrebbe tiro, ultimo tiro di mazza, però potrebbe anche essere la cosa più prevedibile per la difesa, quindi non escludo che si siano inventati qualcos'altro. Vediamo perché il tempo è. Ah, no viene... non viene fatto partire subito, quindi poi metteranno più di 11 secondi, viene fatto partire adesso, 10 secondi al termine. E la spazza Iurina quindi tiene il punteggio in parità. Cassano che spreca una grandissima occasione, concede un punto. 29 al a 29. Ottimo primo tempo, ma. Mannaggia! Sicuramente non al meglio secondo tempo. Le due squadre si dividono la posta in palio. Cassano che sale a 11, raggiunge l'Eppana al Questo quint'ultimo è è che... posto. Non si è, è giocato tutto è, è il Cassano nel punto, secondo tempo è un punto guadagnato per, per il Carpi nel Cassano c'è più delusione perché dopo quel più 8 ovviamente è più facile per il Carpi gioire per un pareggio che non per il Cassano certo, se è in casa se è avanti nella classifica il pareggio, a te va bene due risultati pareggio e vittoria eh, Si è giocato il Cassano Comunque mannaggia, la, la mannaggia. mano è così, lo sport è così, eh, sì. Eh, eh, sì. Se, se devi giocare 60 minuti devi giocare bene 60 e non e solo no, e non 32, il ci... Carpi ha stretti denti, uh, non ha mollato quando era sotto, sì, certo. non, non, non hanno abbandonato il campo, hanno lottato e resistito Secondo fino tempo alla fine, esemplare, guada pareggio, pareggio a guadagnato secondi. a 20 secondi alla fine, quindi chapeau al Carpi, un'ora al Carpi. Eh, occasione persa per i ragazzi però nulla è perduto ci sono ancora tante partite a giocare bisogna tirare sulla testa voltare pagina e da sabato prossimo si ricomincia da 0 a 0 un'altra partita bene, io ringrazio Davide Cenci alla telecamera, Davide Bianchi alla... Console. alla console e Luca e Cassio vi salutano, vi danno appuntamento alla prossima partita e vi salutano con il consueto ciao. buona palamano a tutti, buona. ciao ciao, salvene, salvene